Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito anche verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Tutti gli operai della parabola hanno davanti agli occhi la stessa moneta da un denaro. Quello che cambia è il loro sguardo. Per gli operai che sono arrivati all'ultima ora è uno sguardo pieno di meraviglia, un denaro. Mai si sarebbero aspettato tanto e quindi il loro sguardo è aperto e pieno di fiducia. Per gli altri operai che hanno lavorato tutto il giorno, lo sguardo su quella moneta è uno sguardo che pian piano diventa cattivo. Hanno un denaro, però quel denaro fa ricordare loro la fatica, il caldo, il peso della giornata. Proviamo a immaginare due persone che salgono sulla bisalta, dalla cima di quella montagna in un bel giorno di sole, guardano in basso. Uno di loro è un anziano e uno è un bambino. Il bambino guarda, vede i paesi, vede le città, vede le fabbriche, vede i campi, vede tanti paesaggi che non conosce. Lui non ha ancora girato nella pianura, non conosce ancora le cose. Eppure è pieno di meraviglia perché tutto è nuovo, tutto gli fa pensare al futuro, a quello che ha ricevuto, a quello che potrà fare. L'anziano che guarda dall'alto vede le case, riconosce le case dove abitano i suoi amici, dove abitano i suoi familiari, vede i paesi, sa il nome di tutti questi paesi, vede i campi, le fabbriche, i luoghi dove lui ha lavorato. Allora il suo sguardo può essere molto più ricco di quello del bambino, perché è pieno di esperienza, può essere uno sguardo riconoscente per tutto quello che ha vissuto, uno sguardo che sa riconoscere le cose, che ricorda le gioie e le fatiche. Oppure può essere uno sguardo che pian piano diventa malinconico, perché proprio ricordando la propria esperienza, le proprie fatiche, quello che ha vissuto, inizia a notare i ricordi delle fatiche fatte, oppure il ricordo delle persone che non ci sono più, oppure dei luoghi dove ci sono stati dei litigi, delle difficoltà. E allora, guardando a quel paesaggio e ricordando tutte le lunghe ore della sua vita, gli anni della sua vita, il suo sguardo può diventare uno sguardo cattivo, triste, malinconico. Così è stato per gli operai di questa parabola, che hanno avuto questo denaro che ha rappresentato tutta la loro giornata, tutta la loro vita, invece che avere la riconoscenza, la gioia per quello che avevano fatto, anche la gratitudine per la loro esperienza, tutto il peso della loro esperienza invece diventa un motivo di tristezza. E allora, ascoltando questa parola del Vangelo, ciascuno di noi è invitato a guardare indietro alle ore della propria vita, agli anni trascorsi, per chiedere a Dio che l'esperienza che abbiamo non diventi mai un motivo di tristezza, in modo che le fatiche vissute, le difficoltà affrontate non ci mettano malinconia, ma ci mettano la gratitudine, la riconoscenza. Tutto ciò che già abbiamo vissuto è qualcosa da cui possiamo apprendere, di cui possiamo ringraziare e che riempie pian piano tutta la nostra vita, il lavoro, le fatiche, i legami.
e chiediamo però di non mantenere mai quello sguardo di meraviglia che ha un bambino quando guarda dall'alto della bisalta, o che hanno avuto questi operai, pur essendo arrivati all'ultimo, aver lavorato solo un'ora, sono meravigliati di tutto quello che è stato dato loro. Quindi chiediamo di avere sempre uno sguardo pieno di meraviglia e non restare appesantiti dalla nostra esperienza, dalle fatiche passate, dalle difficoltà affrontate. Tanti auguri e buon proseguimento del vostro lavoro nella vigna della vostra vita che Dio affida a ciascuno di noi. Buona domenica.